imbecille, che cazzo di imbecille? Imbecille! Li vedete questi ragazzi? Sono fra i tanti che mi vorrebbero menare, anche di fronte alla polizia. E volete sapere perché? In Italia c'è solo una squadra di calcio che possiede uno stadio di ultima generazione, che conta il numero più alto di tifosi nel mondo e che ha vinto più di ogni altra italiana. E ora ha pure CR7. E se da una parte è la più amata, è soprattutto la più odiata dai tifosi avversari. Così mi sono messo la maglia della Juve e ho tentato di rappacificare le tifoserie. Un gesto di pace tra tifosi? Ma va qualcuno! Come? Io? Mi devi suicidare. Perché? Ho girato per tanti stadi. Roma, Milano, Genova, Bologna, Udine, Parma, Empoli e Firenze. Ma la reazione è stata sempre la stessa. Dai, spengi questo coso. Dai! Quando vedi quei colori lì, vieni proprio, dai, vai. Vai fuori di Lasciala, lasciala. Se ti conto la curva ti fa un c***o. Che maglietta ti sei messa? Becchi qualcuno che te la dà una cinquina, io te lo dico per te. Come metti questa cosa vicino, per massare, ti butto in mezzo a te e te butto. Hai capito? Vaffanculo. Roma, mica stai... Volevo un gesto di pace tra tifosi. Un gesto di pace di chi? Tra tifosi. Ma che c***o senti? Sei pazzetto. Ascolta, posso dire una cosa, oh? Ascolta, posso dire una cosa, oh? Guardiamolo, che sennò... C'è uno per i buoni. Esatto. E dato che non sono stato difeso neanche dalle forze dell'ordine, mi sono chiesto: e se fosse una donna ad indossare la maglia della Juve, le reazioni sarebbero le stesse? Ciao, mi dà un abbraccio? Sì, mi dà un abbraccio per forza. Sei della Juventus? Sì. Forza Juve. Non si vede? Ti va di scambiare un segno di pace tra tifosi? Assolutamente. Davvero? Beh, un abbraccio? Subito? Sì. Ok, un abbraccio. Te me lo dai un abbraccio? Io sono la zia da dopo. Ah, visto? Me lo dai un abbraccio? Un abbraccio? Perché abbracci solo te? No, abbraccio tutti e due, guarda. Grazie. Come mai sta abbraccio? Ma perché cioè, ho la maglia della Juve, ma è la stessa cosa. Che... Non c'è problema. Ciao bambini, mi date un abbraccio? Io sono bambini, peccato. Ah, ma allora tutto quest'odio in realtà non c'è. Basterebbe solo che tutti i tifosi della Juve fossero delle belle ragazze. Aveva ragione, mio caro nonnino. Tira più un pelo di...